In mezzo a questi due diciamo così poli, questo secolo, tra i primi dell'Ottocento a Delbrück, ci sono naturalmente questi nomi di cui abbiamo già sentito parlare, di quello del Simelli, e Simelli che naturalmente costituisce in qualche maniera l'argomento d'obbligo della serata di questa sera, dato il luogo anche dove ci troviamo, che lo conserva appunto l'originale di questo manoscritto, e poi una serie di personaggi che in qualche maniera si concatenano l'uno all'altra in una progressione che non ha cesure, perché il Simelli lavora con Petit Radel, ma con Petit Radel e le ricerche di Dodwell e di Vespignani, che poi lavora con Vespignani, tra l'altro è il suocero di Lanciani, se non mi sbaglio. Quindi ecco, alla fin fine questi, diciamo così, c'è una catena ininterrotta, una trasmissione ininterrotta di sapere, di conoscenze, di testimonianze, di interesse per questo genere che spiega in qualche modo come poi si sia, ecco, arrivati senza una soluzione di continuità giusto al soglio del secolo passato e agli studi, ecco, di Lanciani, poi i suoi allievi che saranno lui, eccetera, eccetera, che sono a questo punto i nostri maestri degli anni dell'università. Cioè veramente si segue passo passo una catena ininterrotta dello sviluppo di certe idee e del modo di studiare, diciamo così, su questa categoria di monumenti particolari che sono le costruzioni in opera poligonale. Ci sono quindi, c'è questo filone, diciamo così, del viaggio, che in cui però, ecco, si vede abbastanza bene che si distinguono due momenti, e qui da questo punto di vista le cose in qualche modo cambiano non perché cambia il paesaggio, ma perché cambia diciamo così quello che i viaggiatori cercano nel paesaggio. E i viaggiatori della prima metà dell'Ottocento, ancora fino al 1830, diciamo così, il primo trentennio dell'Ottocento, ecco, hanno un'impronta di larga curiosità scientifica, con una inclinazione, se così posso dire, in qualche modo, non dico ecumeniche, ma ecumenistiche, che sono quelle dell'impero napoleonico, del momento francese, il Petit Radel, la ricerca dei grandi confronti, l'apertura mentale che l'Europa ha avuto con il contatto con l'Egitto, la spedizione d'Egitto, che è stato un momento fondamentale. Nello stesso tempo i grandi viaggiatori inglesi che cominciano a esplorare naturalmente già nella seconda metà del Settecento la Grecia per primi, e poi l'Asia Minore, eccetera, eccetera. Quindi un momento di grande apertura e di in qualche modo rimescolamento delle carte, che fino allora erano praticamente limitate a Roma, che naturalmente era il punto di riferimento generale. Alle spalle di Roma, attraverso le fonti classiche, si leggeva, attraverso le testimonianze, la Grecia e quindi naturalmente la grande tradizione, la scultura classica, e costituivano in qualche modo gli unici modelli. Questo grande momento della fine del Settecento, primi dell'Ottocento, poi la rivoluzione napoleonica, è qualcosa che invece apre a ventaglio dei campi di interesse sterminati. Allora, noi non possiamo dimenticare che, mentre da una parte Petit Radel così affronta questa sua impresa di creare, ecco, delle testimonianze comparate, per lo scopo di Petit Radel era creare questa famosa galleria pelasgica, che in effetti creò a quanto pare presso la biblioteca Mazarin a Parigi, che consisteva in una serie di modelli che io una volta, ecco, in una mia premessa che ho scritto in questo libretto su Canti di Dionigi, ho scritto che erano modelli in sughero, sbagliandomi grossolanamente, perché invece ho appreso adesso da questo libro che erano modelli in gesso, fatti eseguire appositamente da uno scultore. Quindi non era affatto in sughero, ma modelli in gesso, i quali 84 modelli sono testimoniati, che sono riproduzioni fedelissime a rilievo, tratti dai disegni fedeli, misurati, appunto il Simelli veniva mandato per fare questo genere di lavoro e per creare una galleria dell'opera pelagica, per così dire, sulla base del convincimento che tutto sommato ci fosse questo misterioso popolo dei pelagi, di cui del resto parlano le fonti classiche, questo popolo viaggiante, vagante, un po' nel Mediterraneo, che fosse alla radice, la base, costituisse la matrice culturale di fenomeni riconosciuti come paralleli in Grecia e in Italia. Cioè l'opera poligonale rappresentava la maniera di costruire tipica dei villaggi, sia nel mura di Micene, Tirinto, eccetera, che si cominciavano allora vagamente a conoscere attraverso i viaggi e le esplorazioni, sia naturalmente nell'opera poligonale in Italia, che ugualmente si cominciava allora appena a conoscere. I viaggi di Marianna Candidi Dionigi, la nostra archeologa e pittrice,
dei primi anni dell'Ottocento, e tra l'altro è interessante perché poi il Simelli era stato allievo di Labruzzi, che insegnava all'Accademia delle Belle Arti, e all'Accademia delle Belle Arti con Labruzzi studia Mariana Gandhi di Dionigi, quindi voglio dire, ci sono delle... Mariana Gandhi di Dionigi, c'è una pagina divertente, quando lei, mentre sta all'Acropoli di Fiorentino nel 1808, sta disegnando l'Acropoli di Fiorentino, viene così interpellata a nome, dicendo: signora, ma lei che cosa fa qui? No, ed è Dodwell, il quale, evidentemente conoscendola, dice: come mai lei sta disegnando questi monumenti che io stesso andrei a cercare in Grecia, per una pagina un po' letteraria naturalmente, di questo incontro, davanti ai massi dell'Acropoli, fra Dodwell, che aveva già fatto questa sua esperienza in Grecia negli anni 1801-1805, e la Gandhi di Dionigi, che stava a quel punto disegnando gli stesso genere di monumenti. Quindi c'è un rincorrersi, diciamo così, di questa novità. E non possiamo neanche dimenticare che sono anche gli anni in cui, proprio sotto impulso, in qualche modo suscitati indirettamente, forse non volendo, ma insomma suscitati indirettamente da questo grande fermento francese, e c'è i primi tentativi, virgolette, di rivendicazione di una autonomia culturale originaria dei popoli italici. L'opera di Micali sugli antichi popoli d'Italia è del 1810, cioè quello del tentativo di creare, di cercare una primigenia, una specie di antiquissima Italorum sapientia di Vico, una primigenia cultura italica al di fuori di quelle che erano le grandi matrici classiche, cioè la Grecia e Roma, che sono quelle tradizionalmente riconosciute, e quindi in una funzione, non dico anticlassica, ma diciamo aclassica, ecco, extra, è esattamente di questi anni. E questo certamente è una cosa che va considerata in una lettura, come dire, parallela, anche se questi signori forse non esplicitano, non tutti ne avevano coscienza, o forse non gli interessava particolarmente come genere di argomento, ma è, diciamo così, un fermento che in questo momento è particolarmente vivace. Questo, diciamo, la prima metà del, non la, il primo terzo del secolo, che ha una data quasi fissa, un punto che ogni volta dobbiamo ricontrollare la straordinaria valenza, la straordinaria portata per la storia degli studi archeologici, e che è la creazione dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica. 1829, la creazione dell'Istituto, di cui naturalmente Bunsen era uno dei fondatori, uno dei quattro grandi tedeschi, tutti tedeschi, gli iperborei, allora come si chiamava, che fondano l'Istituto di Corrispondenza Archeologica. Con l'Istituto di Corrispondenza Archeologica c'è, per la prima volta, ecco, nasce come una sorta di verifica critica di tutto quello che è un passaggio al vaglio di tutto quello che è la metodologia seguita nel passato.